Tanti vengono a testimoniare la loro storia. Noi per italiani abbiamo incontrato Bassirou Sow, scrittore senegalese che vive in Sardegna e ha voluto raccontare la sua esperienza di immigrato in un libro. A lettori italiani direi che ci sono delle soluzioni per questo fenomeno. A mio popolo, ai miei contadini direi che il futuro si trova in Africa. La mia storia è l'storia di tanti questi ragazzi che in Africa hanno un sogno di scoprire l'Europa. Io l'ho scoperto e poi anche con le sue difficoltà. Io ho lasciato il Senegal 2 anni alla facoltà di legge dell'università e mi sono ritrovato a fare l'ambulante nelle strade della Sardegna. È stata una disillusione per me. Mio fratello mi ha detto che potevo venire in Italia perché potevo trovare un lavoro. Il libro si chiama Il Dottor Vukumpra, Il Viaggio delle Illusioni. Racconto il viaggio degli immigranti che arrivano in Europa e particolarmente in Italia, nel mio caso. L'intenzione piuttosto del progetto è la comunicazione e la sensibilizzazione in Africa, dove partono i ragazzi per arrivare. Lì si vuole di sensibilizzare, di comunicare per loro, per farli capire, ma non soltanto capire, ma toccare la vera realtà delle condizioni di vita degli immigrati in Europa. Sì, è stato un piacere. Ciao.